Consigliere Roberto Celano, c'è la possibilità di evitare la vendita di quei beni che appartengono alla storia del Comune di Salerno, a partire dai lidi, ma anche perché no, il Campo Volpe. Domani se ne parla in Consiglio Comunale. Ma certo che c'è, la volontà è quella del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale può rideterminarsi, può rettificare una decisione già assunta in passato, e in passato quando votammo il bilancio di previsione può farlo attraverso un emendamento presentato alla variazione di bilancio che io ho protocollato stamattina, quindi approvando il mio emendamento salviamo la città dalla vendita di spiagge. Io mi batterò fino alla fine nell'esclusivo interesse di Salerno, sono risibili e infondate le motivazioni addotte anche dal Presidente della Commissione Bilancio, il quale dice che non è possibile non vendere le spiagge e quindi in autotutela annullare la determina di vendita perché già la procedura si è avviata. È evidente che la procedura ed è l'asta avverrà il 30 dicembre, c'è tutto il tempo, l'amministrazione può revocare e la determina in autotutela è quello che chiederemo e lo faremo con il mio emendamento. Al di là di quelli che possono essere gli aspetti politici della questione, e ci sono anche aspetti ovviamente di carattere politico, ma i beni in questione, in modo particolare quei pezzi di spiaggia, vanno all'asta per 1 milione di euro, che per un comune come Salerno, voglio dire, non è una cifra tanto complicata e tanto difficile da trovare in modo diverso. Ma infatti credo che ci sia invece una volontà dell'amministrazione di vendere, perché non è pensabile che un'amministrazione possa trovare una difficoltà a reperire risparmi di spesa per 1.200.000 euro. Insomma, non si può vendere delle spiagge, oltretutto in assenza di un progetto organico del litorale cittadino. Avevamo chiesto il supporto dell'amministrazione per insieme agli altri redigere una emendamento complessivo tecnicamente completo. Avevamo avuto oltretutto l'adesione di diversi consiglieri di maggioranza che in commissione si sono schierati contro l'alienazione. Mi riferisco per esempio ad Avella, ad Andrea, ma anche ad altri che hanno forti perplessità sulla necessità dell'ente di cedere e di vendere queste spiagge. Insomma, non è possibile, non è pensabile. Faremo una battaglia fino in fondo, speriamo che ci segua la maggioranza e che ci segua soprattutto la maggioranza del Consiglio Comunale, il maggior numero dei colleghi. Insomma, questa non è una battaglia ideologica o di parte, è una battaglia condotta per la città.